quantomeno sospetto il fatto che siano trascorsi non 2 anni e mezzo, ma dal 2002 a oggi. L'ultimo strumento di pianificazione che riguardava, diciamo, l'area della città che chiamiamo centro storico risale al 2002, e quindi, per essere più concreti ancora, risale sostanzialmente all'amministrazione De Lobu, perché l'attuale sindaco ha assunto l'incarico nel 2001, ma sicuramente, siccome il piano è venuto nel 2002, lui non ha fatto nemmeno tempo a guardarlo, era probabilmente il frutto, diciamo, di un'elaborazione dell'amministrazione precedente. Tante cose sono cambiate nel frattempo. Direi che la più importante è il piano paesistico regionale che è stato adottato dalla Regione, che ha inciso in maniera molto importante sulla pianificazione urbana e in particolare in una realtà come quella di Cagliari. Il piano è stato adottato dalla Regione parecchi anni fa, ormai sono passati molti anni. Come mai il Comune corre a fare il piano particolarizzato per il centro storico quasi alla fine dell'amministrazione? È un interrogativo che io non ho trovato nelle risposte, eppure ci deve essere una qualche ragione, forse dobbiamo approfondirlo. Io penso che la nostra strategia di contrastare l'approvazione può essere fatta, diciamo, di quelle cose che sono state dette, ma anche promuovendo una valanga di osservazioni, perché il piano viene adottato, ma poi viene proposto e si devono poi pronunziare sulle osservazioni. Allora, oltre al lavoro che possono fare i nostri rappresentanti nelle attuali istituzioni, la Municipalità di Piri, la circoscrizione, il Consiglio Comunale, quindi che svilupperanno un'attività di opposizione in questa fase di adozione, forse la parola d'ordine deve essere quella: facciamo tutti delle osservazioni. Promuoviamo gli interessi e facciamo emergere gli interessi che vengono compressi da questa proposta o quelli che non sono valorizzati da questa proposta. E io proporrei questa alla nostra valutazione come tattica di opposizione, no? Che poi vediamo se riusciamo a impedire che lo approvino in via definitiva, perché per approvarlo in via definitiva si devono pronunziare sulle osservazioni. Ora, se loro non riuscissero ad approvarlo in via definitiva perché si devono pronunciare sulle osservazioni, ovviamente la palla passa alla prossima consiliatura, come si dice, e lì è molto importante quello che capiterà alle elezioni, perché se alle elezioni dovessimo essere noi maggioranza, direi che tutte le preoccupazioni che stiamo manifestando dovrebbero ridursi, perché a quel punto possiamo tranquillamente anche reimpostare una procedura di adozione. Nulla lo vieta, reimpostare una procedura di adozione sulla base di indirizzi che sono quelli confermi al nostro punto di vista.